Mercoledì della 33esima settimana di questo tempo ordinario. Celebriamo oggi anche nella Chiesa la memoria di Santa Cecilia, Vergine Martire. Il Vangelo di oggi è tratto da Luca, capitolo 19, versetti dall'11 al 28. Parleremo oggi sulla parabola delle monete d'oro, così lo intitola la Bibbia di Gerusalemme, e il parallelo del Vangelo della domenica scorsa, il Vangelo di Matteo 25, che parlava dei talenti. Oggi parleremo sulle monete d'oro, ma è il parallelo. Bene, chiediamo al Signore che ci dia lo Spirito Santo per ascoltare questa parola, una parola che viene a illuminare la nostra vita, una parola chiediamo appunto allo Spirito Santo che venga a rinnovare il nostro cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, disse Gesù ancora una parabola, perché era vicino a Gerusalemme, ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro, dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10. Egli disse: bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, riceve il potere sopra 10 città. Poi si presentò il secondo e disse: signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5. Anche a questo disse: tu pure sarai a capo di 5 città. Venne poi anche un altro e disse: signore, ecco la tua moneta d'oro, che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: toglieteli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: signore, ne ha già 10. Io vi dico, a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Bene, una parola che prima di tutto ci invita a pensare qual è il nostro rapporto con Dio. Qual è il tuo rapporto con Dio? Come ti relazioni con Dio? Questa è una domanda, interessante. Potete rispondere se volete. Qual è il tuo rapporto con Dio? Perché appunto questa parabola è per coloro che stavano mormorando perché Gesù era entrato in casa di un peccatore, del Vangelo di Zaccheo. Quelli che mormoravano perché Cristo è entrato in casa di un peccatore. E Cristo dona questa parabola a coloro che mormoravano. E dice il Vangelo che era vicino a Gerusalemme. E quindi in Gerusalemme sappiamo bene che è il luogo del compimento della missione di Gesù. Gesù sta andando verso Gerusalemme.
Cioè Cristo sta andando a compiere la sua missione per la vera manifestazione del Figlio dell'Uomo. Quando si è innalzato, come fu innalzato la serpente nel deserto, e come Mosè ha innalzato la serpente, così deve essere innalzato il Figlio dell'Uomo. Li attirerà tutti a sé. Questa è la manifestazione, Cristo sta andando verso Gerusalemme. Dove stiamo andando noi? Dove stai andando tu? Allora, dice la parabola di queste monete d'oro che questo qua era uno che andava a prendere, andava a un paese lontano per ricevere questo regno. E quindi c'erano coloro che non volevano questo re. Magari siamo noi, che non accettando il regno di Dio non accettiamo Gesù Cristo nella nostra vita. Gesù è scomodo per la nostra vita, non lo so, questo è molto profondo, lo dico perché appunto torniamo sempre sulla stessa domanda: qual è il tuo rapporto con Dio, qual è il tuo rapporto con Gesù Cristo, se vogliamo concretizzarlo, no? Qual è il tuo rapporto ad esempio con i sacramenti? Vivi veramente i sacramenti come quello che sono? Ad esempio l'Eucaristia la vivi veramente ringraziando il Signore, rendendo grazie per il suo amore? O è semplicemente un atto che devi compiere per forza, perché non lo puoi saltare la domenica, perché sennò devi andare a confessarti e poi andare a confessarsi? Come viviamo la vita cristiana? Come siamo messi, come si dice in italiano, come siamo messi di fronte al rapporto con Dio? Perché questo è il noccio di questo Vangelo, perché questa moneta d'oro che dà ai 10 dei suoi servi, dice: fatele fruttare fino al mio ritorno. Questa è la chiave, perché quello che abbiamo ricevuto è forse il nostro essere figli, che cresce, no? Che cresce nel rapporto con i fratelli, perché se siamo figli allora siamo fratelli anche di qualcun altro. È così che si sfrutta, no? Questo dono che abbiamo ricevuto nel battesimo. Cosa stiamo facendo con questa moneta d'oro, con questa cosa che abbiamo ricevuto sì da piccoli, ma poi come siamo messi adesso? Abbiamo guadagnato altri 10, abbiamo guadagnato altri 5, o semplicemente lo abbiamo nascosto perché Dio è un Dio ingiusto? Che cosa abbiamo fatto con il battesimo? Che cosa abbiamo fatto con il nostro essere figlio di Dio, figli di Dio, membri della Chiesa, fratelli tra di noi? Che cosa abbiamo fatto con questo? Perché questo è lo poco. Dice al servo che ha guadagnato altri 10. Allora, bene, servo buono. Questo fa pensare alla creazione. Quando Dio vide che era buono tutto quello che aveva creato. E allora questo servo è quello che ha i sentimenti del padrone, che le cose che gli dà il padrone sono cose sue. Non è come il fratello maggiore, no, della parabola del figlio prodigo, che non si rende conto che tutto è suo, sta sempre a vivere come schiavo invece di vivere come figlio. E allora questo è il punto. Che cosa abbiamo ricevuto? Il Signore ci invita a non nascondere il tuo essere figlio, a non nascondere il battesimo, perché sennò sarà tolto anche quello che hai, che pensi di avere. Allora, per non sperimentare questo inferno, no? Questa morte ontica, è meglio che oggi accogliamo questa parola come una parola che ci invita a avere un rapporto di fiducia con il Signore, non di paura come questo servo che dice: che tu sei severo, ecco perché ci ho avuto paura, è meglio ho nascosto questo. No, la evangelizzazione è quella che ci invita a fruttare questo dono che abbiamo ricevuto, no? A guadagnare,
altre anime per il Signore. Questa è l'evangelizzazione. Allora, questo non si può fare senza la consapevolezza di che stiamo andando verso Gerusalemme, che dobbiamo passare per la croce, che l'evangelizzazione senza croce è propaganda semplicemente. Allora, chiediamo al Signore il dono di riscoprire ogni giorno il nostro battesimo, che in questo consista la nostra vita cristiana, è quello che darà senso alla nostra fede. Che il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, cari fratelli, vi invito come tutti i giorni a lasciarci un mi piace, a iscriverti al nostro canale se ancora non l'hai fatto e attivare le notifiche. Condivide questo video con più persone, condividetelo, coraggio. Eppure puoi lasciare le tue preghiere qua sotto nella zona dei commenti. Noi preghiamo gli uni per gli altri. Ogni volta che voi lasciate le vostre preghiere, saluti tutti quanto e tutto quanto, io prego per voi e anche gli altri fratelli. Ok? Ci vediamo domani. A Dio piacere.